Uno dei posti che noi abbiamo già intercettato l'anno scorso è il posto dove stiamo arrivando, dove probabilmente alcuni di voi sono già stati, dove altri hanno intenzione di andare, è il bellissimo sito di Napoli Sotterranea, un sito con delle cave che risalgono a non so quanto tempo fa, dove troverete delle guide estremamente preparate che vi spiegheranno tutto della storia della città, guide che alla fine della loro giornata saranno pagate in contanti e una miseria perché non hanno contratto, guide che hanno deciso di ribellarsi a questo stato di cose, hanno deciso di denunciare il loro datore di lavoro che è anche proprietario di altre attività economiche in questo bellissimo centro storico e al momento ci sono 16 denunce presentate e questo è solamente l'inizio della campagna che noi abbiamo intenzione di fare, perché Napoli Sotterranea è soltanto la punta di un iceberg. In qualunque sito, in qualunque posto voi andiate oggi ci sta qualcuno che lavora a nero e noi non vogliamo più subire il ricatto o lavori con paghe da fame o parti, noi vogliamo restare nella nostra città, vogliamo lavorare qui e vogliamo lavorare bene con il riconoscimento di tutti quanti i diritti. Anche voi che siete in fila, buongiorno, per vedere Napoli Sotterranea, mandate il nostro saluto alle guide che stanno dentro, che probabilmente stanno lavorando a nero, come quelle che lavoravano prima qui e che hanno fatto la denuncia, che oggi sono fuori con noi. E ricordatevi di questa cosa anche quando lascerete le recensioni su TripAdvisor. Ricordatevi che mentre vedevate il sito di Napoli Sotterranea, qualcuno è venuto a protestare e a ricordare che qui ci sono state delle denunce per lavoro a nero. Segnalatelo sui siti dove si lasciano le recensioni per i posti turistici, perché credo che tutti quanti voi quando finisce il ponte tornate a casa e tornate a lavorare, quindi penso che le questioni che riguardano il lavoro siano questioni che riguardano tutti quanti, non esistono i turisti che fanno i turisti per mestiere, sarebbe bello, ma esistono i turisti che finito il ponte tornano a casa e lavorano e come loro vogliono che siano rispettati i loro diritti sul posto di lavoro, così devono essere rispettati i diritti di chi oggi vi serve il caffè, vi prepara la pizza o vi fa la guida turistica.